Gli anni della peste raccontano la cronaca quotidiana che ci ha portato al disastro nazionale, alla corruzione infiltrata ovunque, a una presenza criminale che ormai non è più soltanto al sud, ma soprattutto investe ed è molto potente anche al nord. È un po' la storia della sconfitta di tutti noi di fronte ai poteri criminali, di fronte alla mafia e all'infiltrazione della mafia all'interno dello Stato. Secondo due domande. La prima, come è potuto accadere che siamo riusciti a sconfiggere il terrorismo e non la mafia? La seconda è, ma quando stava accadendo tutto questo, noi dove eravamo? Anch'io come giornalista mi chiedo dove fossi. Stavamo vivendo la nostra vita quotidiana e non ci siamo resi conto, o forse ce ne siamo resi conto quando ormai era tardi, che tanti piccoli segnali in realtà erano sintomi di un canovaccio generale. La storia, ad esempio, degli anni della peste è da un lato la storia di un killer ragazzino che non ha il coraggio di uccidere, che poi nel suo percorso diventa un pentito, un collaboratore. Fa condannare i vertici dell''ndrangheta nel nord Italia, ma viene tradito dallo Stato. È il primo pentito a cui lo Stato toglie il programma di protezione. Nonostante questo, lui manterrà fede al suo impegno come testimone. Dall'altro si racconta la storia di un contesto, raccontato da un giornalista che poi sarei io, che accompagna e si intreccia con la vita di questo killer. È ambientato tra Milano e la Sicilia e racconta quello che intanto intorno accade. Il killer, il personaggio positivo che viene tradito e torna a seguire il suo destino di criminale, perché poi torna a delinquere e viene arrestato, e alcuni personaggi, tra cui anche un avvocato che ha aiutato imprenditori legati alla mafia, che fanno strada nella politica fino ad arrivare ai vertici dello Stato. Poi non vado oltre perché voglio lasciare un po' di sorpresa.